Buongiorno, oggi video un po' particolare perché dopo circa, oggi è giorno 11, sono imbarcato il giorno 12 di luglio, quindi dopo circa un mese metto piede a terra, cioè vado in franchigia, cioè scendo dalla nave per un periodo di tempo relativamente lungo, se lo possiamo definire così, ovvero qualche ora, non pensatevi quanto tempo scendo a terra, perché poi un'ora prima, due ore prima della nave parta, a seconda delle situazioni, dobbiamo essere a bordo. E oggi vi porto con me in franchigia, ovvero a terra. Non andrò da nessuna parte in particolare, al supermercato, e se vi do in marittimo a non andare a un supermercato, cioè quasi tutti ci vanno o fanno rifornimento viveri tra virgolette con mezzi alternativi, ma comunque prima o poi ogni marittimo va al supermercato, sì, a comprare qualche cosuccia da mangiare, specialmente perché a bordo molto spesso cose come cioccolate, patatine, schifezze tra virgolette non ci sono, e quindi bisogna farsi il rifornimento personale a terra. Vi porto con me, andiamo. Ritornare a terra dopo tanto periodo a bordo è sempre complicato, perché non ci si è più abituati a stare in mezzo alla gente, quindi il primo impatto è giramenti di testa continui. Sì, proprio a dire addio alla dieta, ma purtroppo a bordo queste cose non si trovano e quindi si fa un po' di spesa. Vabbè, ma non sono tutte per me. No, assolutamente. Allora, non vi ho detto il porto in cui sono, cioè Cagliari, e devo dire una cosa, il ipermercato vicino Cagliari, cioè vicino al porto di Cagliari, è veramente costoso, ma penso siano i prezzi un po' per tutto la Sardegna, un po' altini rispetto a terraferma, probabilmente perché siamo su un'isola, ma neanche in Sicilia hanno questi prezzi. Poi sarà che è l'ipermercato, ma comunque 30-40 centesimi in più su tutto. Non faccio sponsor a questi qua, però sono la mia ossessione e la mia, come si chiama, dipendenza principale, sì. Non trovo il termine giusto. E niente ragazzi, il carrello sta sempre più pieno, sempre più pesante, è sempre più costoso secondo me. Temo che vado a fare il conto chissà quanto verrà, ma vabbè, ci sta. E niente, ho finito con la spesa, ora vado a pagare e si ritorna di nuovo a bordo, alla vita classica di bordo. E questa è una piccola parentesi della mia giornata lavorativa. Ok, finalmente sono fuori, fa un caldo veramente bestiale. E niente, si ritorna a bordo. Abbiamo trascorso quest'oretta nel centro commerciale e purtroppo ragazzi questo è. E niente ragazzi, sto tornando a bordo, spero che il video vi sia piaciuto, un video molto breve ma intenso, spero. Se vi interessano questo genere di video fatemelo sapere qui nei commenti. Sto stancando, questa busta pesa troppo, ho esagerato come al solito, io quando vado a fare la spesa non ci vado mai leggero. E niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, anche se ho detto solo minchiate in questo video, vabbè. Un'altra cosa importante, appena arriviamo a 100 iscritti arriva un video molto bello, quindi dai ragazzi, impegniamoci. E nulla, ci aggiorniamo al prossimo video, speriamo quello dei 100. Grazie per essere stati qui con me, ci becchiamo al prossimo video, speriamo non troppo tardi. Ciao. PS, se qualcuno si stesse chiedendo quanto abbia speso, eh?
Vabbè, dai, ci sta, in linea con le aspettative. No, in realtà pensavo molto di più. Ci sta.